nell'anno 1973. I Tripolini sono approdati a Roma da 6 anni, però ancora non si sono completamente integrati. E c'è un mondo, eccolo. Hai capito, vabbè, ma gli è esaurito, da faccio sta telefonata, ma gli è esaurito, aspetta, ecco, gli telefono, così si contento. Pronto? Pronto? Parlo con la signora Dina Hassan. Sì, sono Dina Hassan. Chi è? Buongiorno, sono Orietta, madre di Judith. Ma perché non la conosco? Che cosa vuole? No, gli ho telefonato perché non so se ha saputo. Fie, ma con Fiedo se sono conosciuti. Da Rakazan. Rakazan. Ho capito. Chi è Fiedo? Fiedo, tuo figlio, Gabriele, tuo figlio. Ah, amico pagale. Che è successo a Gabriele? Ma finta tonta. Se sono conosciuti, se sono visti, se sono innamorati. E allora mi faceva piacere conoscere. Ma scusa, mi ti sbagli in casa. Io figlio carico vada sta sempre a casa con me, non è fidanzato con nessuna. Sta sempre a casa, sta sempre a casa sua, sempre a casa, sta con madre, nonna e zia. Vabbè, mi faceva piacere se volevi. Le offrite un buon caffè. No, ti ringrazio tanto signora. A me il caffè mi agita. Vabbè, se ti piace un caffè, devo bere un tè. No, ti ringrazio tanto signora, il tè mi fa male il bruciore di stomaco. Vabbè, allora sai cosa da fare bella mia? Senti, vieni vicino a bottega da mia. C'è sta un posto dove fanno le pastarelle speciali, a Piazza delle Cinque Scuole. Che dico? Adesso come sale lì, a fare forza. Senti, sì. Scusa, che cos'è questo cinque? Che mi sta facendo il malocchio? È il malocchio? Ma guarda che noi sti fatti ci credemo, bella mia, sa? Guarda che non ci credono! Tutte le mattine buttate il sale grosso davanti ai vostri negozi! Ma chi? Non ci credono! Voi? Ma noi? Ma te sei proprio sbagliata! Guarda che siete proprio voi, perché noi il sale ci cuciniamo assi! Sì, ci cucinano, vabbè! Comunque, avete vicino al negozio da mia un tripolino! E allora? E allora, per le camicie come me! E allora? E un ramo a 7.000 lire e so che ne ha 10! Ma perché non lo faccio salire? Ti sono avanti! Ma capi che politica è questa del commercio? Spiegami un po'! Senti, per favore, chi sei chiamato per dirmi del 5-10, lasciamo perdere. Dico, Sandy, dammi la faccia salire, se la tenemo là. Ma ricomenza, sta chiusa, è esaurito. Comunque, senti, lasciamo litigare questi ragazzi, mio figlio. È molto giovane, e sta bene a casa con la madre. E certo, lasciameli filare. Così fregatemi la mia. Senti, te volevo dire una cosa, ma voi avete negozio? Sì, io ho un negozio. E tu hai negozio? Sì, io c'ho il mio negozio, sta io pesco. E prima c'ho pure casa e bottega. Alla grande casa e bottega. Bottega? Che cos'è bottega? Bottega, un negozio, come lo chiamate voi? Ce l'avete scusa, anche noi abbiamo casa e negozio, mi scusa, che sono 2 anni che lavora, non ci manca niente, Baruch Hashem. Ah, Baruch Hashem è pure a casa da mia. Beh, Sacchi, che cosa c'è? Che cosa tu vuoi sapere da me? Scusa, non ho capito, io ho detto mio figlio non è fidanzato con nessuno. Ma che bada, lui mi racconta tutto. Sta sempre a casa con me, Garic Bagale. Fare come sta sempre a casa da essa. Io però li vedo sotto casa mia, esso via calambretta. Ma che cosa fai, spi? Quella la
l'ombretta, ma stai scherzando? No, signora Orietta, non è mio figlio. Chi è mia tua figlia con chi sta uscendo? Sinceramente penso che stai sbagliando casa, non è mio figlio, forse un altro ragazzo. Ah, bella mia, figlia, ma esce solo con tuo figlio perché è stata educata molto bene. Poi sa lavare, sa stirare, sa fare il bucato. Ma scusa, cucinare Tripolino? Senti, signora Orietta, mio figlio a casa mia è un principe. Mangia tutta roba couscous, haraimi, vera bassata, ma noi cuciniamo davanti ai fondi 5 ore stiamo per accontentare i nostri mariti e figli. Che cosa ti credi? E vabbè, e noi ci avevamo i sciotti grigni, via concia, ho stracotto pure ma che c'è la faccia lì, la liscia, ma c'è avanti, faccio questi malia. Ma l'hanno mangiato fuori, l'hanno mangiato davanti. Ma che c'è? Signora, mi pone il couscous. Adatto le grandi, non mi ha delle scasse. Ah, le hanno mangiato due. Una ciarla. Sì, ha già fumato a tavoli. Ma cacciate, cacciate, la vuol dire. Vuol dire scacciare, a prova d'ora. Ma questi come parli? Non mi capisco, come sta per provare? Pronto? 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 Ha controllato la fruma? Controllate che è posto. Meno male, sono contenta, sono contenta. Senti, ma ti volevo dire un'altra cosa, ma è una curiosità. Quando vi sposate, che fate un fatto, si chiama, aspetta, come si chiama? Hanna. Signora Orietta, Hanna. La Hanna Azzi è molto meglio di un matrimonio. E facciamo una festa molto, ma molto, molto in grande. Facciamo tutti i dolci, ridiamo, scherziamo, balliamo, facciamo venire la band, mettiamo tutta la canna sulle mani. Ma... Oh, tutte le buche! Marcù, chi è Marcù? Tu c'hai il dito, io c'ho Marcuccio! Non capito, ci poteva avere il dito! No, come scordi, non ora che abbiamo i nostri mariti, che Dio li benedica, li faccio stare fino a 120 anni! Quello fa petta da scelato, chi ha razzi? Quello sì, scema Agnetrella, almeno su sta cosa andiamo d'accordo, che Dio me lo guardi! Beh, c'è Fabi giù, mamma mia, la pronto? Sì? Pronto? Allora, senti una cosa, ma c'ha paura che mangiamo cacciar? Poi, dimmi un po'. Ascoltami, vorrei dire una cosa sinceramente, ma voi mangiate la carne cacciar certificata, messa sotto sale 7 ore prima di cucinarla? Marcuccio, scecchitata che è? Sotto sale che gli dico? Ma certo, certo, noi compriamo a casa da Vittorio, in piazza. Vittorio? No, signora Orietta, non è cachet. Si compra solo da Sion. Quello sì che è cachet. Vabbè, Sion sarà un cognato. Non è che Vittorio... No, signora Orietta, non c'ha né cognate né fratelli. E Sion uias. Vabbè, allora a sto punto... A sto punto sa che cosa ti dico? Ascolta, prendi un piccolo consiglio, per carità. Sai, secondo me dovresti andare dalla moglie di Rav Chazal, Sara. Una donna meravigliosa, deliziosa. Forse che ti spiegherà bene... Come si mangia kasher, la lachà, come si tratta un marito, un figlio. E lo Shabbat le candele, hai tanto da imparare. Penso, cara Orietta, che tu devi andare da lei. Bella mia, ma tu sai che io non ci posso andare a fare sti corsi che fate voi. E perché? E perché, tesoro mio, io c'ho bottega e mio marito mi aiuta molto poco, non è molto bravo, sinceramente. E un'ora prima chiudi, Dio ti grida al doppio. Vabbè.
Accetterò il consiglio. Brava, è meglio. Va bene. Sai quante cose impari di tua figlia, forse è meglio. Vabbè, ma questi due ragazzi che cosa dovevamo fare allora? Lasciamoli filare, che cosa vuoi che ti dico? Si sono conosciuti. Che male c'è? Lasciami conoscere, Danico Barasetti, guarda, mio figlio è molto giovane. Ha bisogno ancora di stare con la mamma. Veramente non è caso. Vabbè, allora restasse con mamma, così siamo tutti contenti, bella mia. Certo. Allora, vabbè. Allora se siamo tanto conosciute, bella mia, eh? Alla prossima! Speriamo non c'è cosa! Arrivederci! Arrivederci! Ma ho voluto far fare sta telefonata, ma l'hai sentito che mal pasta che è? Ma smadito, ma scolisce a di sergio o a di veia, andiamo così anche un maldotto, anche una ciocca per oggi, non esiste, una donna così che non sa che c'è brutto, non sa cosa, ma era lui, ma tolto il cervello, ma si da cancione, e tu che amici la figlia come sarà, ma no, no, non mi ha detto che era lui, non mi ha detto che era lui, t'avevo detto io che era meglio un fio che scimpotto, esso sì che non potevamo andare d'accordo. Con i romani o alla gente che ci capa il ziale,